eccoci qua alla fine della pescata e finalmente è andata bene una pescata. Andarmi sotto. Perché Ale prende sempre i vitelli? Ma buongiorno ragazzuoli e bentornati in un nuovo video di Allo Fishing. Oggi siamo ai laghi Carpanea per farci un'altra pescatina ad area. Speriamo che non vada come l'ultima volta, perché un pesce solo è un po' poco. Magari stavolta non cappotto. E niente, vediamo un po' come va. Brr. Vediamo com'è sta treccia. C***o, se mi ha dato qualcosa. Oh, attenzione. Eccolo. Te l'ho detto che mi aveva dato. Attenzione. Oh, tac. Bella. Però voglio provare il video. E devi tirarla fuori dal guadino. Ah, va. Non è vero, non riesco. Adesso la tiro fuori dal guadino e proviamo. Data. Il releaser funziona. No. Lo vedrai quando però. Allora ragazzi, questa cosa. Oh, attenzione. Sei come? Gercato. Ah, le stringe un po' la frizione. No, guarda che non è. Non è malvagio. Servono una patinarla? No, no, tranquillo. Ci gioco un po', è l'unica che ho preso oggi. Basta, c'è più. No, no, c'è. Un bel tonnetto. La vedi? No. No. Ah. Dai, adesso. Diciamo che comanda un po' lei. Sto facendo il video per la storia di Instagram. Potevi farlo in diretta. Andarmi sotto. Perché Ale prende sempre i vitelli? I vitelli prende sempre lui. Trotosaurus Rex. Trotosauro parte 2020. Operazione chirurgica. Beh, considerando che quello lì è un clamerino, sì. Vai col rilascio. Vai. È andata. Questa qua? La vedi? Sì, quella è malata come... Sì, molto. E se mi rimane... Ma... Da. decisamente
Oh, di nuovo, stesso recupero. Olè, slamata al volo. Release. Dall'altra parte. Grazie. Ciao, faccio un altro lancio con questo, poi metto su il lipless. 3. Una volta stavamo facendo la gara. Boh. Io boh. Va bene così. La risposta è io boh. Non sotto. Qui. Ecchi là. Cambio cam. Ecchi là. Senti, quando metti il lipless, forse lo presti. No, non si vede che questa trotta è di allevamento, ragazzi. Perché? Guarda le pettorali. Ah, beh, sono inesistenti. Dove hai lasciato la pinna? No, rilasciala. Ma sempre cercatino? Vadi. Ho il 22% di batteria. Onesto. Massimo Botturi has subscribed to you on YouTube. Serio? 151? Massimo, se guardi questo video, grazie dell'iscrizione. Grazie, se vedi questo video, grazie. Ti amiamo tantissimo. Ah. Tra l'altro no. Io no. Oh mio Dio, ho preso con la treccia. Vieni qua. Oh. Dai, slamati. No, dai. Così. Al contrario. Devo decisamente comprare uno spoon rosa. Via, 200 all'ora. Buono Ale. A gallo giù. Posizione troppo aperta. A gallo giù. Abbastanza giù. Sei slamata? Sì. Ma perché mi si apre? Perché ho il. Senti che non fa rumore. Ce l'ho. Dai. No, non l'ho persa? O mi sta nuotando incontro? No, ok, c'è. Dove c***o era? Cioè, l'ho preso a casa di Cristo. È un pinellino. Ma ciao. Lo guadino o releaser? Releaser. Dai. Facci vedere come si usa. Come non si usa, vorrei dire. Rendiamo fiero al nonno. Vai. Dall'altra parte. Oh. Nonno, solo per te. Sbloccato. Eccola. Mi sono fermato per...
Cheat. Luca, attenzione. Dai, guadinala questa. La leopardata. Boh, sembra strana come livrea. Zoomiamo, zoomiamo. Aspetta che la vediamo bene. Si potresti farmi anche una foto magari, eh? Così, giusto per... Te la faccio con la GoPro. Vai. Aspetta che è diverso. Ci siamo? Vai. E qua c'ho il guadino fondo io. Perché mi nuotano anche meno il guadino? Ok. Ma per cosa la useresti una 3D? Oh, da fermo. Mi ha dato da fermo. Sì. Cioè, no. Oh, eccoci qua alla fine della pescata. E finalmente è andata bene una pescata. Finalmente una pescata d'aria con più di un pesce. Possiamo farvi vedere un video ad aria decente. Ho finalmente provato il releaser. Quindi, per Luca che ha provato il releaser e per questo video che è venuto decentemente, lasciate un mi piace qua sotto che ce lo meritiamo. E magari iscrivetevi al canale qui sotto sul tasto rosso, schiacciatelo. Di qua, fatelo diventare grigio. E attivate la campanella per rimanere aggiornati sui nostri nuovi video. Penso. Ragazzi, alla prossima. We'll be right back.